quando c'era il giro di proposte di candidatura dei tutor, dei docenti, per i talk, io inizio avevo detto di no, perché un po' perché per me sarebbe stato molto faticoso, come in realtà si sta dimostrando, perché ho detto, vabbè, se c'ho un po' di energia in più me la tengo, poi avevo all'epoca una cura grossa così la settimana scorsa, se volete sentire in questo modo sicuramente tutto sangue, e non parlo, anche un po' anche perché bisogna fare un sacco sempre in giro, ma voglio da solo, per cui si va verso le vacanze, insomma, io stacco da qua e poi professionalmente vado verso il mare, adesso ho detto meglio di no. In realtà, siccome c'è un tema, in qualche modo, che ho visto molto bene uscire in Zeta, è stato chiamato in tanti modi diversi, è una cosa su cui ragiono spesso, ci faccio ricerca, ci lavoro, nell'altra cosa, beh, penso fondamentale, io diciamo, sono qua soprattutto come direttore di Che Fare, che è la piattaforma e il bando che ha finanziato quest'anno la scuola open source, poi gli altri lavori che faccio ci hanno a che fare molto come ricercatore, una prospettiva a metà tra diciamo, l'attivismo di base, la sociologia della cultura, l'economia politica, la sociologia media e la sociologia urbana, che sono cose molto diverse, però insomma attraversate in vari modi, ci ha a che fare con le modalità di auto-organizzazione. Quindi con le reti peer-to-peer, in tantissimi modi diversi, e su come si produce e si distribuisce il valore all'interno delle comunità che vengono chiamate le comunità dal basso, qualsiasi cosa voglia dire, che è una cosa molto complicata. Siccome appunto diversi punti con questo discorso sono venuti fuori, ho detto, beh, ci sono due pensieri, due riferimenti che voglio buttare lì, non è appunto un talk inteso in modo strutturato, una lezione, eccetera, eccetera, è semplicemente un paio di suggestioni che penso possano essere utili per il ragionamento poi di questi giorni. Provate a chiamarlo Sì, ma come si campa, che è un modo, diciamo, meno drammatico per ragionare su questo tema, cioè cosa vuol dire la produzione e distribuzione di valore nei processi di innovazione aperta. Processi di innovazione aperta possono essere tantissime cose diverse, anche questo è un tema che è uscito molto in questi giorni. Open innovation in realtà è un termine che viene comunque dal mondo del management, che vuol dire sostanzialmente c'è un'azienda di tipo tradizionale, butta fuori la parte di ricerca e sviluppo verso dei soggetti che normalmente non stanno dentro innovazione e sviluppo, quindi non stanno dentro l'azienda. Tipicamente la Lego ha fatto questa cosa, dove a un certo punto ha costruito dei gruppi in modo sempre più articolato di utenti che hanno coprogettato per l'azienda. È una cosa che, come raccontava molto bene ieri Annibale, che non è un caso che ci conosciamo sempre più spesso negli anni, quando ragioniamo su queste cose, stanno provando ad implementare anche le amministrazioni pubbliche, per cui non è più solo una cosa che viene dal mondo del business, ma è una cosa che è anche molto connessa a tutto il mondo del civic tech, dell'innovazione sociale in generale. In realtà è una cosa che, in modi molto diversi, comunità legate a subculture, movimenti politici e subculture tecnologiche di vario tipo è successa in molti modi diversi nel corso degli anni. Ah, per inciso, sto usando la tecnica, che è l'unico carattere che di default che mi dà, che lo vedi, questo è era stato suggerito l'opo a un certo punto, però mi sembra eccessivo da Luciano. Sostanzialmente è una questione strettamente politica, però qui con politica intendo un'accezione molto 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 ampia, che ha a che fare con appunto la produzione e la distribuzione del valore. La politica può essere tantissime cose. A un certo punto, durante il primo giorno di Zeta, giustamente c'è stato anche questo. Diciamo, ok, ma che tipo di politica stiamo parlando? Cosa intendiamo per processi politici? Chiaramente è il tema neanche di un corso di studi, ma di un intero centro di ricerca. Quello che secondo me è interessante vedere un attimo più in dettaglio è che, e io ribadisco, non porto delle proposte su questa cosa, su una serie di questioni, in realtà le idee ce l'ho anche, ma non credo che siano tanto interessanti le cose che penso io, quanto che siano domande che vanno lasciate aperte, in qualche modo portate alla scuola.
i processi di innovazione producono delle forme di valore. Queste forme di valore sono in realtà molto molto diverse tra loro. Producono valore economico, producono valore sociale, culturale e simbolico. Per chi in qualche modo ha attraversato la sociologia e che magari ha fatto solo un esame, in realtà questa è una propria partizione che è stata introdotta da Bourdieu negli anni 60, con un'ottica, diciamo, in qualche modo ancora molto legata al marxismo, e l'ha guardata molto nel dettaglio. Cosa vuol dire? Cosa voglio dire queste quattro tipologie di valore e di capitale soprattutto? Il capitale economico è sostanzialmente il capitale economico finanziario che circola. Il capitale economico finanziario può essere di un soggetto, può essere di un gruppo, di un'istituzione. È banalmente quanti soldi c'hai, e non è semplicemente quanti soldi c'hai in tasca, ma implica tutta una serie di forme di valore economico finanziario che sono a disposizione, rendite, eccetera eccetera. Il capitale sociale sono le relazioni, quindi in modo brutale ti conosci. Il capitale culturale, una volta, ai tempi in cui scriveva Bourdieu, che era un accademico francese, che in qualche modo probabilmente è la tipologia di organizzazione della cultura didattica più strutturata che abbiamo visto nel corso del Novecento, all'epoca erano i crediti formativi, quindi c'ho questo titolo di liceo, c'ho questo titolo di università, c'ho questo titolo di accademia. Oggi, in un modo, diciamo, forse più smart, possiamo vederlo come le competenze, i sistemi di competenze che abbiamo. E poi il capitale simbolico, in realtà è la cosa più complicata in assoluto, lo era fino a qualche anno fa. Possiamo provare a tradurlo con reputazione. Lo dico che era quello più difficile. Io mi ricordo quando ho fatto la tesi di dottorato, che provavo a ragionare su come queste forme di valore vengono prodotte dalle subculture all'interno degli spazi urbani e cosa succede agli spazi urbani quando questi capitali vengono appropriati, espropriati, tradotti, eccetera eccetera. Il capitale simbolico non riuscivo a capire bene cosa fosse. Era in qualche modo quanto sei figo, in qualche modo cosa dicono di te. In realtà quello che abbiamo visto nell'arco degli ultimi 6, 7, 10 anni è che il capitale simbolico sta venendo rappresentato in modo estremamente efficace da tutti i sistemi relazionali del 2.0, perché sostanzialmente i vari sistemi di cuoricini, stelline, like, mi piace, non mi piace, retweet, eccetera eccetera, sono una delle tantissime forme possibili di visualizzazione di questo tipo di capitale simbolico nell'ottica della reputazione. Il punto chiave è che questi quattro tipi di capitali, appunto, intanto appartengono sia agli individui che ai gruppi e all'organizzazione. In qualche modo vengono incorporati anche negli oggetti, e questo è un grossissimo tema, ad esempio, per il design, ma vengono incorporati anche negli spazi, ad esempio negli spazi urbani. Venuto fuori spesso la questione della gentrification, Z, negli ultimi due giorni, che è sostanzialmente il percorso per il quale una determinata zona di una città diventa da zona, la sto ipersemplificando, ma non importa, da zona povera di immigrati e o di studenti e o di lavoratori poveri, per una serie di motivi acquista reputazione, capitale simbolico, e viene incorporato nello spazio, e progressivamente il capitale economico di quel incorporato in quello spazio urbano inizia a salire, fino a quando poi chi l'aveva prodotto originariamente non viene buttato fuori. In qualche modo, quindi, c'è un'espropriazione di un capitale simbolico reputazionale che è stato prodotto in un determinato tipo di contesto. Per esempio, per chi è di Milano c'è l'isola, a Roma è successo San Lorenzo e poi il Pigneto fa un po' così, ogni città c'è le sue, non so quale sia Bari, ma Bari Vecchia probabilmente è un tema, anche se è molto più complicato da diversi punti di vista. Il punto qual è? È che in realtà questi capitali e queste forme di valore sono in relazione tra di loro, nel senso che si può avere tanto di uno, tanto di un altro, e si, normalmente nel percorso di una vita o di un gruppo, di un'organizzazione, si tenta di convertire le forme di capitale l'una all'altro. Ad esempio, un uomo ricco, trovo una miniera d'oro mentre vado nel Klondike, prima ero pezzente, analfabeta, reietto alla società, orso, non mi parlava nessuno. In realtà trovo la miniera d'oro, mi ritrovo un altissimo capitale economico, gli altri capitali rimangono molto bassi, ma probabilmente all'interno della mia vita oppure delle generazioni successive posso spendere quel capitale economico, ad esempio, per far studiare i miei figli nelle migliori università, eccetera, eccetera, eccetera. Un esempio faccio sempre, ad esempio, sul capitale sociale,
i figli di una famiglia di portinai di un buon palazzo borghese magari hanno capitale economico basso, però hanno un ottimo capitale sociale, perché hanno conosciuto negli anni tutti gli amichetti che andavano a giocare nel palazzo, eccetera, eccetera, e in qualche modo, se sono bravi, se hanno la possibilità, sono bravi nella retorica facile, diciamo, se hanno la possibilità da diversi punti di vista, possono in qualche modo provare a convertire questa forma di capitale in altre forme di capitale. In realtà, come avrete notato, il capitale simbolico, quindi il capitale reputazionale, è quello sul quale puntiamo tutti intendo più o meno la nostra generazione, io magari ho qualche anno in più, sono del 79, di molti di voi, però diciamo nello slot guardo dopo. Infatti, chiedo bene. Diciamo, lo slot è lo stesso, nel senso che ci siamo trovati in tempi molto ravvicinati ad affrontare questi tipi di trasformazione all'interno dei mercati del lavoro e della società. Capitale simbolico è quello per cui competiamo in modo molto forte. I social network, ad esempio, in qualche modo, per tutto il discorso del self-branding, quindi l'idea di costruirsi in qualche modo come un marchio che intervenga all'interno del sistema di simboli in modo anche competitivo, va in questa direzione, competitivo, collaborativo, ci sono mille accezioni possibili del caso, è però al momento quello più difficile in assoluto da convertire. C'è una domanda sostanzialmente, e io la lascio come domanda, provo semplicemente a delineare con un percorso molto velocemente di uno dei filoni di studio di vedere la cosa. Chi si appropria e come di questo valore? Non è per niente banale. Anche perché il valore è sostanzialmente un sistema di convenzioni. Cioè il fatto che qualcosa valga tot o tot x non è assolutamente dato per scontato. Noi siamo abituati a pensare che la banconota a 5 euro vale 5 euro, quindi ci posso comprare i due terzi del mio pacchetto di tabacco, però in realtà è una convenzione, perché vale fino a quando tutti siamo d'accordo su questa cosa. Questa convenzione in realtà, uno dei motivi principali per i quali abbiamo un mondo così incasinato oggi è il fatto che all'inizio degli anni 70 una delle principali convenzioni del valore economico è saltata, perché all'inizio degli anni 70 è saltata la convertibilità del dollaro in oro. Non è l'unico motivo, ce ne sono tantissimi, però a un certo punto ci si è trovati con un valore economico di economia finanziaria fluttuante molto più ampio di quello che era bloccato da cose tangibili con una convenzione, cioè il lingotto d'oro vale tot tot x, c'è cioè una borsa, ma comunque siamo tutti d'accordo che non funziona in questo modo. Se qualcuno ha fatto economia mi perdonerà per il fatto che sto brutalizzando in modo eccessivo. C'è uno dei tanti approcci possibili alla questione, ce ne sono centinaia, letteralmente non sto scherzando, però un approccio molto molto interessante che credo possa essere uno strumento che in qualche modo qua si può usare e che non pretendo di riassumere minimamente qua perché è troppo complesso, però stiamo organizzando prima una cartella in Google Drive, adesso penso stia diventando qualcos'altro, ci sono un po' di riferimenti a vario livello di densità che poi facciamo passare in biografia, è il discorso del General Internet, che in parte poi dopo è diventato qualcosa che magari conoscete meglio, che l'intelligenza collettiva, che è una cosa che andava molto di moda negli anni 80. Diciamo che è parzialmente sovrapponibile come concetto, ma è una cosa che ci sta dicendo in terapia del lì. La storia, secondo me, in General Intellect è molto interessante, brevissimamente, perché? Perché in realtà emerge dai Grundrisse, che sono diciamo gli appunti che Marx si prendeva mentre stava scrivendo il Capitale. Quindi sono stati scritti tra il 57 e il 58 e poi per più di 70 anni sono rimasti sepolti, non sono mai stati pubblicati. Questo perché? Perché in realtà all'interno dei Grundrisse, che sono poi sostanzialmente dei quaderni di appunti, ci sono pieno di pensieri compiuti, pensieri che si contraddicono, mentre invece il sistema marziano è proprio un sistema che aspira all'universalità in qualche modo, quindi essere anche perfettamente coerente al suo interno. Quindi è sia una visione economica che filosofica che sociale, e ci sono un sacco di punti dove Marx dice non so se mi sto capendo bene in quello che sto dicendo. Quindi diciamo per un certo tipo di ortodossia era piuttosto complicato gestirlo. È pieno di cose interessanti, ma uno dei frammenti più oscuri, perché poi appunto vengono di solito visti proprio come dei frammenti, è il frammento sulla macchina, viene chiamato, dove
in qualche modo, poi vabbè, immaginatevi quante migliaia di persone hanno provato a dare una versione di quello che ha detto Marx, e questa cosa diventerebbe, cioè c'è un intero campo di battaglia. Però sostanzialmente Marx dice, sì, io lo so che in realtà nella mia teoria del valore, perché poi sostanzialmente quella di Marx è una teoria del valore economico, non è solo quello, è anche molto quello, io so che sto dicendo una cosa, cioè che esistono tutta una serie di forme di capitale, capitale fisso, capitale dei mezzi di produzione, le macchine, le materie prime, il lavoro, eccetera, 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 tutto quello che sta fuori da delle equazioni abbastanza complesse, che non pretendo di valorizzare in questo modo, è il surplus, e qui appunto, visto che il termine surplus è venuto fuori molto spesso, almeno in Z, e credo che sarà un tema che in qualche modo ritornerà spesso anche nei prossimi giorni, tutto quello che è il surplus in qualche modo viene appropriato da qualcuno. La sto brutalizzando, ma da questo punto di vista diciamo che, anche se l'interpretazione era molto diversa, è anche l'analisi prima e l'interpretazione dopo, diciamo che Marx non la vedeva in modo radicalmente diverso dagli economisti neoclassici che erano venuti prima. E in qualche modo, non semplicemente, però questa questione del surplus, dicevano, ok, se il capitalista si prende il rischio, è giusto che il surplus torni al capitalista. Marx diceva, no, non c'è storia, il surplus va a chi è stato dietro ai processi di produzione. Quindi sostanzialmente la classe operaia dell'epoca è quella che sarebbe formata poi come la società. Il punto vero però è che il frammento della Marx, poi mi fa le domande nel caso. Il punto vero però è che nel frammento della macchina Marx dice, ok, è vero che funziona in questo modo, sto facendo delle equazioni, delle formule che in realtà analizzano questo processo, però io mi rendo anche perfettamente conto che non c'è solo questa parte del processo, cioè il valore non si produce solo in questo modo. L'esempio che è accennato lì e che poi dopo è stato sviscerato, sbivellato, rimesso insieme in vari modi, è questo. Cioè sostanzialmente l'operaio che sta alla macchina, pensando a un tornio, non è semplicemente forza lavoro, esercita una serie di forme di intelligenza nel suo rapporto con la macchina, che sono intanto uno a uno, quindi, perché una macchina può essere fatta funzionare in tantissimi modi, come soprattutto quelli di Y sanno molto bene, ma che in realtà sappiamo tutti. Una macchina può essere fatta funzionare in molti modi e nel rapporto che sviluppiamo uno a uno con la macchina, uno a più con la macchina, io, la macchina e le altre persone che usano o la stessa macchina o altre macchine, in realtà si produce una forma di capitale, una forma di valore che è completamente intangibile, mostruosamente immisurabile, quindi è molto difficile da mettere all'interno di una formula o di una sistematizzazione, e che è però sostanzialmente un general intellect, quindi sostanzialmente una forma di intelligenza collettiva che non si riesce a prendere con le mani, ma che sostanzialmente esiste. Oggi in qualche modo viene definito capitale cognitivo. Cosa succede però sostanzialmente? Che quando l'operaio singolo prende e se ne va dalla fabbrica e va a lavorare in un'altra fabbrica, il capitale cognitivo non lo lascia lì dentro, non lo lascia attaccato alla macchina, se lo porta dietro. E in realtà, quindi, già alla metà dell'Ottocento c'era l'intuizione del fatto che c'è un sistema di flussi estremamente complesso, di reti, per cui con le persone e con i gruppi di persone e col rapporto che le persone, i gruppi di persone sviluppano con le macchine e la tecnologia, si produce una forma ulteriore di valore di capitale cognitivo che circola e che è generato.